Oh, finalmente Frank si è dormito. Il Lubaruganza ha ringoglionito de chiacchiere. Guarda, porom. Oh, qua ci dovrebbe stare un'area di sosta secondo Agromaps. Mi fido poco, però. Si è infuocato il gambero in discesa. Eccolo, eccolo qua. Eccola qua, rallentiamo perché questo è come portare una gondola a Venezia. Senti la freccia. Fare quella dell'UDAF. Allora. Oh, sveglia! Righi! Eccoci. Dove mi arriva? Dove ci hai portato qua? Oh, buongiorno. In Gulonia adesso ho portato. Buongiorno. Cos'è sto posto? Ma che ne so. Ma che ne so. Tu ci portavi su una discarica come sul film Fandozzi. Infatti l'hai preso tu in mano. Proprio trovato una bella piazzola, eh. No. E questo è per Frank perché dopo si deve portare sul furgo. Lo gambero dico Aspetta un è po'. pericoloso. Quad, ragazzi, ci sono i quad da questa parte. Ecco. Dopo cerchiamo un altro compagno di viaggio perché Frank sicuro ci si ammazza. Io non so voi, ma mi imbosco. Vado a vedere un attimino, se volete venire. No, occhio Frank, fallo gli davanti perché quando sente la parola mi imbosco. Eccoli qua. Dai, facciamo una gara, vai. Guarda un po' qua. Dai, Super Mario Kart. Guarda che pericolo. Guarda, guarda, guarda. Che dio di fulmini, Frank. E dopo io dovrei dare sulle mani i trattori, ma manco se muori. Guarda, guarda, guarda. Gazza, mi sa che caraggio costa sta cita col quadro. Ah, io mi sono messo un po' a vedere qui, ho letto cartello Venezia. Sembra abbandonata, sembra. Anche una bella segheria, comunque. Guarda quanto. Vendi legno. Qua ci puoi mettere i drongoli. Dov'è Baraccio? Non ci sta nessuno, però. Ci sarà un numero di telefono, che cosa no? Sarebbe male come acquisto, però bisognerebbe vedere quanto costa, quanto non costa. Ci penso io? No. Perché? Perché no? Un po' mette a posto, ma Sì, c'ha qualche cosetta da sistemare, però. Dai, diciamo che ci vuole un po' d'olio di gomito, ma si rimette a posto, dai. qua ci sta un numero di telefono sulla porta. Che faccio? Io provo a telefonare? Vai. Io intanto continuo a farmi un giretto qua. E qui fanno le pedane, di collegno. Eh sì, guarda questo, è truciolato. E di là fanno i tronchi, vedi? I paletti. Poi siamo pure vicino al fiume qua. Guarda che bel ponticello qua costruito.
Infatti. Piloni di cemento, qua, cemento e legno insieme. Vai. Belle ste montagne, mi piace. Il posto è carino, eh. Madonna, siete arrivati. Allora, Eccolo qua. niente, se siamo interessati, lo barone della segheria per 70.000 euro ce lascio tutto, perché tanto qua ha detto che è tant'anni che non va più. Non so voi, ma a Sì, è un po' me troppo. l'idea di trasferirmi su queste montagne non mi dispiace. Ah, la gita era per quello che dovevamo farla, eh. Sì, Per per visionare abbandonarti sull'autostrada era la che cita. devo essere. Ma quindi tutti quei cartelli che abbiamo trovato per strada, che facevano lavori in corso, dove stavano costruendo, vuol dire che qui si stanno movimentando. In teoria era tutto basato sul funzionamento della segheria, quindi penso che se lo mettiamo in funzione la segheria, che creiamo posti di lavoro, ci starà la richiesta di fare i gambi, di mettere sulle fabbriche. Piano piano ci verrà fatte, cioè, più lavoriamo seriamente. Stavolta senza intermediari, perché visto che la roda. Eh beh, Beh. senza sindaco e neanche vice sindaco Qui stavolta. diventiamo proprietari noi, è di una segheria e dei Ah, campi. sì, qua ci sta un negozio. Ovviamente oggi è chiuso, abbiamo beccato la domenica dove è chiuso. Ah, ma penso che questo ce lo darà in gestione pure noi, perché chi ci sta qua? Qua non ci sta nessuno, quindi un negozio ce lo facciamo come cavolo ci pare. Cioè, penso che ci metterà in contatto con qualcuno che ci può portare i mezzi. Sì, non c'era quella specie di rimessa giù in città. Quando C'è il distributore pure qua. siamo passati, prima avevamo visto una specie di rimessa a un negozio fuori, quindi magari. Ah, può essere. Ma io direi di sì, io direi di provare a fare un paio di telefonate, vedere un po', fare una corsa giù in città, vedere un attimino come Ah, stanno. può essere pure che è un distaccamento questo, che c'è il boh, arriva direttamente qua su, che ne sai? Qua ci sta l'officina. Io farei sta cosa. Nel frattempo ci diamo un'occhiata in giro. Frank, lo mettiamo fuori benzina. Va bene, non si fa niente la mattina e la sera. Dai, va bene, ci sto. Stacca con l'assegno e andiamo. Non fa spidorcio. Metto fare la benzina all'orsi, Frank. Oh, sono arrivati i mezzi? Sì. Il nostro Frank Frank, vai. col John Deere. Lascia perdere che è una trappola, perché è una trappola. Ah, comunque, mette, mentre che tu e Frank andavate a prendere questi primi mezzi, io sono andato in segheria, ho trovato sto cingolato, Fa vedere. l'ho messo in funzione. Frank, il rotrattore, spegnilo. Visto sto gingo L'ho messo in funzione e eccolo qua, canta come un usignolo. allato, eh. Gli manca Luca non pare in carro armato. Madonna. E vabbè, almeno non abbiamo dovuto comprare un altro, dai. Ci poteva Anche. mettere due protezioni qua. Però Ciu ciu. Ma che marca è sto coso? Ah, non lo so, guarda, io ci ho soltanto messo un po' d'olio, ho cambiato le candele, la batteria ed eccolo qui funzionante. Ho fatto una lavata. Questo sarà piato con le uscite sui giornali. Ma che anni sarà questo qua, Matt? Qui vedo che ti sei già attrezzato con le No. catene, eh? Vabbè, raga, Dopo le mettiamo a Frank le come si procede? Visto che qui abbiamo avuto la concessione di tutta sta zona qua. catene. Secondo me qua attorno conviene cominciare a buttare io, perché. Dai, sennò viene notte, dai, su, andiamo. Vabbè, via. Così, dai, ma cavolo.
Gli fa. È più lo spray che... su un destra te lo dà con lo spray. Vai Gaza, facci strada. Aspetta che qui la motosega è andata in funzione. Senti che lavoro. Senti, su quello di Frank gli ho fatto mettere le protezioni perché... è un po' complicato usarlo, comunque, con le leve. Lo devo trasformare con uno sterzo. Tu non porta corazzoni? Beh, io ho visto che questo qui c'è in deposito qua, no? Io comincerei a far spazio qui, anche perché da quello che ho capito dovrebbero venire a mettere su i prefabbricati per fare tavole e bancali, quindi se liberiamo anche il posto qua. Io comincio a provare questo attrezzo, allora va. Vabbè, allora cominciamo. Parcheggio qua io, Cade! Ok, via con la motosega. Metto lontano la teva, che se no tu sei pericolo. Che siamo... assunto un magrevino, Gaza. tu pericolo. Vengo fuori dai bei spazi, E giù il secondo. Che facciamo? Le puliamo? No! E via. Comunque, io l'altro giorno aspettavo una telefonata del nostro amico sindaco. Allora magni. Ma soprattutto, come l'avrà presa il vice sindaco la spruzzata di letame che gli abbiamo fatto? Ma secondo me gli ha profumato casa, visto che è più merda visto della merda. Ma pensate. Io non metto più bocca, non ci metto più piede in quella zona. Ma guarda, si è arrabbiato proprio con le persone che c'avevo voglia di lavorare. Speriamo non gli fanno problemi ai tuoi nipoti, Matt. Sì, in buon di misa, sì. Una cosa veramente vergognosa. A parte era amico di Frank che vuoi. No, non lo conoscevo quello. Ma come? Tutti i vaggi vanno. Non cade? Una sicurezza prima di tutto. Ho messo il caschetto. Come disse Cicciolina. Eccola qua, visto? Ok. Matt, come va? Piano. Comunque, piano. Dalla parte di là sono già venuti a scaricare un po' di roba, Sì? T'ho visto Martin, un po' di casino prima. Gli ho tolto quei tre alberi che gli davano fastidio, ma c'erano già i camion pronti a scaricare, a fare il cantiere. Buono. Questi in 3 ore hanno montato un cantiere, cioè.
Gnocchio. Una cosa incredibile. Niente, no, ciao. Allora, qui in pratica, dai, stiamo disboscando bene, dai. Ottimo. Qui poi bisognerà trovare, prendere un aratro e cominciare a smuovere un po' di terra. Sì, per forza. Comunque, ora, appena è finito qui di caricare, andiamo a scuriosare nel cantiere. Frank, buona mano? Sì, grazie. Occhio che è pericoloso. Ah, come taglia? Occhio. Al cade. Oh. Boom. Mai che gliene caschesse uno su un destra. Io mi sposto, mica so come te. C'ha il caschetto, non gli fa niente. Sì, ste chiappa. Ora Occhio vediamo un questo dove altro. cade, Di fianco. Guarda come taglia la grande. Ormai butta giù tutto. L'unica cosa che sa fa bene, rompe tutto. Vai, questo mi sa che mi cade addosso. Oh oh. Eccolo. Boh. Che dici, ci fermiamo qua così? Tocca andare più avanti qua. Io vedo un po'. Dimmi tu in quale direzione. Anche perché se adesso noi riusciamo a vendere questi carichi di legna qui con i primi soldi che ci arrivano, possiamo provare a prenderci un bel mezzo per venire su e tagliare legna senza motoseghe. Ah, sarebbe perfetto. Perché qui ce n'è Anche ancora, eh. a noleggiarlo. Anche noleggiarlo, sì. Comunque si sta facendo. Comincia a cambiare il tempo, eh. Senti, facciamo una cosa, andiamo a vedere la rugandiera prima che chiude tutto. Anche perché comincia a aver fame, non so voi. Quello. Andiamo a scuriosare, vieni Francuccio. Sì, è No, finita. fallo fa. Ah ah ah. Guarda, ha fatto un cartello per Frank, l'operaio che dorme con la balla dove un mucchio l'ha preso. Dove? Hanno messo bene sti cartelli, però, mamma mia. Qui ci danno dentro, però. Già i Mattoni. mattoni, la calce, Ma la guaina. perché da quel che ho visto c'era questo che stavo usando sta ruspa qua che ha trovato dell'acqua addirittura qua. Questo non è proprio al massimo, è per quello che secondo me. Per quello che per me stanno facendo fondamenta come si deve. Ci verrà la vicina comunale, se no. Sta roba cos'è? Cemento? Pannelli cartongesso? Cioè, hanno già portato i pannelli cartongesso e c'erano ancora la fine di fare le fondamenta. Pensato già per fare gli interni. Mattoni. O la benzina, volendo, possiamo venire a ciucciare qua, noi se ci serve. Ah no, stavo pensando proprio quello. Comunque, come vi dicevo, qui cambia il tempo velocemente. Vabbè, ragazzi, visto l'orario, io direi anche che potremmo andarci a Andiamo fare a mangiare. anche fare uno spuntino e ripegnare domani. Sì, andiamo a riposare. Facciamo una perigena.
Aspetta, spengo la luce qua, John Deere. Andiamo nella nostra casetta nel bosco e via. Con Frank lo squartatore. Cosa ci prepara? Che... Cosa ci prepara Frank stasera? Una sorpresa. Oh.